Zeit. Ein totalitäres System war an der Macht. Subito più di 2500. Allora. Eine lange Diskussion mit SPD, Grünen und anderen führen. Ecco come gli Stati Uniti vedono gli uomini più potenti del mondo. Il ciclone WikiLeaks non ha risparmiato nessuno. La pubblicazione su internet dei dispacci segreti delle ambasciate americane ha provocato un terremoto nella diplomazia mondiale. I giudizi poco lusinghieri su partner e avversari si mischiano ad una visione di un mondo ingovernabile e pieno di minacce. Ma chi c'è dietro questa bufera globale, da alcuni definita l'11 settembre della diplomazia? WikiLeaks è un'organizzazione internazionale che riceve in modo anonimo, grazie ad un potente sistema di cifratura, documenti coperti da segreto che poi vengono messi in rete. La mente è Julian Assange, pregiudicato hacker e giornalista australiano sul quale pende un mandato di cattura internazionale. Il braccio sono centinaia di utenti senza volto che da ogni parte del globo inviano materiale classificato. Tra questi spicca la storia di Bradley Manning, soldato americano in carcere da 7 mesi, dopo essersi vantato con un amico di aver trafugato centinaia di migliaia di file segreti, copiandoli sui CD della popstar Lady Gaga. Questo arresto, però, è un caso isolato e non è facile trovare le talpe. I governi di tutto il mondo sono a caccia dei traditori che hanno messo a repentaglio le relazioni internazionali. Il sistema ingegnato da Assange sfrutta poi un altro prezioso alleato, la stampa. A fare da cassa di risonanza a queste destabilizzanti rivelazioni sono i più autorevoli giornali internazionali, ai quali WikiLeaks invia le anticipazioni e i veri e propri documenti riservati, affinché la diffusione sia la più ampia possibile. I potenti della Terra minimizzano e sostengono che non cambierà nulla, ma sotto traccia malumori serpeggiano, e il futuro delle relazioni internazionali è appeso ad un filo sottile.